Ciao Criogi, bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se siete nuovi qui, io mi chiamo Celeste. Mi spiace molto di non aver pubblicato una nuova classe questa domenica e di non avervi fatto sapere come mai ho avuto qualche problema tecnico. Ho perso la classe che avevo registrato per voi la settimana di porta aperte, l'inizio delle attività è stato un po' stressante, quindi ho semplicemente deciso di lasciar stare, prendermi un momento di pausa e scappare in campagna e dedicarmi alle registrazioni quest'oggi, così da avere un attimino di più energia con quella quale trasmettervi anche una pratica più piacevole. La classe di oggi è una vostra richiesta, si tratta di una lezione per celebrare la fine dell'estate, connetterci di nuovo alla natura, al cambio delle stagioni ed entrare nell'autunno con una bella carica di positività e non sovraccaricati dallo stress, come pensavo qualche giorno fa. Quindi se anche voi state avendo delle settimane un po' stressanti, volevo solo farvi sapere che lo capisco, che penso sia anche abbastanza normale e spero che con questa pratica riusciremo a trovare un po' più di calma, radicamento e centratura. Lavoriamo quest'oggi con Mudra Prithivi. È il mudra della terra, quindi mudra significa sigillo e Prithivi significa proprio terra. E ci aiuta questo quindi a invocare un po' questo senso di connessione, di unione con il cambio delle stagioni e della natura. Il mudra viene fatto in questo modo, uniamo il pollice e l'anulare, e scusatemi se c'è rumore nel sottofondo, i vicini stanno usando il trattore, quindi uniamo pollici e anulari, estendiamo bene le dita e lasciamo scendere le mani sulle nostre ginocchia. Quindi sediamoci comodi, creiamo un sigillo con le mani, estendiamo bene la schiena, se ve la sentite chiudete i vostri occhi. Osservate sì il gesto delle vostre mani, notate come vi sentite in questo momento, in questo periodo anche dell'anno. Notate se c'è frustrazione, stanchezza, stress. E proviamo a decidere quest'oggi, invece di esserne sopraffatti, di accettarli. Accettiamo ciò che è in questo momento, così da poter proseguire nelle prossime giornate, nei prossimi mesi, con uno spirito diverso. Usiamo i gesti delle mani mudra per invocare un intento nella pratica. Quello di oggi è proprio riconnetterci al flusso delle stagioni, al flusso della natura, riscoprire quella innata unione del nostro corpo con ciò che ci circonda. Lasceremo andare ciò che è superfluo, ciò che non ci serve, mentre coltiviamo forse un senso di entusiasmo per l'avvenire, senza forzare, senza immaginarsi cose che non sentiamo ancora. Ma dandoci questa opportunità. Prendiamo ancora 3 profondi respiri, qui seduti. Ora allunghiamo le braccia su verso l'alto, inspiriamo ed estendiamo tutte quante le dita, sentendole aprirsi. Espiro cactus, pieghiamo i gomiti, apriamo il nostro cuore, apriamo il petto, sollevando il mento.
Appoggiamo mano destra giù, prendiamo un inspiro, espiro a lungo laterale, il braccio sinistro viene sopra e oltre la nostra testa. Respiriamo qua. Inspiro, torniamo al centro, allunghiamo le braccia verso l'alto, sentiamo le dita, espiro cactus, apriamo il nostro cuore. Allungo laterale verso sinistra, mano sinistra si appoggia a terra, il braccio destro viene sopra e oltre. Manteniamo il petto aperto e ritorniamo poi al centro. Veniamo nella posizione della pinza da qui. Quindi semplicemente appoggiamo le mani a terra davanti a noi, portiamo i piedi giù sul tappetino. Pieghiamo bene le ginocchia così da riuscire a tenere le mani giù a terra e rilassiamo il capo verso il tappetino, verso il pavimento. Possiamo dondolare un po' a destra e a sinistra. Sentiamo i piedi giù a terra e dondoliamo avanti e indietro così da sentire il peso che si sposta tra le punte e i talloni. Ora inspiro, estendiamo la schiena quanto riusciamo, tenendo magari le ginocchia piegate così da restare con le dita giù a terra. Ed espiro, abbassiamo giù il capo. Ancora inspiro, scimmia, estendiamo. Espiro, pinza. Inspiro, scimmia. Espiro, scendiamo giù. Srotoliamoci in piedi ora. Srotolando una vertebra alla volta, veniamo in piedi. Intrecciamo le dita delle mani dietro la nostra schiena, così da continuare ad aprire il petto e il nostro cuore. E mentre restiamo fisicamente in queste pose di apertura, anche la nostra mente comincerà ad aprirsi verso stati più positivi. Quindi allontaniamo le mani, stringiamo i polsi e i palmi uno verso l'altro, solleviamo un po' il mento, sentiamo i piedi ben appoggiati giù a terra. Ottimo, ora lasciamo andare, inspiro, solleviamo le braccia su verso l'alto e ci inarchiamo indietro, magari piegando un po' le ginocchia, espiro, scendiamo in avanti, appoggiamo la pancia alle cosce con la schiena dritta. Inspiro, scimmia, estendiamo la schiena in avanti ed espiro panca, mani giù a terra, portiamo indietro i piedi. Appoggiamo le ginocchia e facciamo la posizione degli otto punti, quindi punte dei piedi giù, ginocchia giù, mani e arrivano anche il petto e il mento. Lasciamo il bacino alto, immaginate di inarcare la schiena, tenete i gomiti stretti vicino a voi. Scivoliamo poi pancia a terra, cobra. Solleviamo lo sterno, gomiti sempre stretti, espiro bambino, sediamoci sui nostri talloni. Espiriamo qui, allunghiamo avanti le nostre mani e torniamo nel nostro tavolino. Puntiamo i piedi dietro di noi, cane a testa in giù, allunghiamo i glutei verso l'alto. Spingiamo un tallone alla volta verso terra, così da allungare un po' le catene posteriori. E poi entrambi i talloni scendono giù verso il tappetino. Se sono sollevati non è un problema, ma provate a notare se le vostre spalle sono molto avanti, perché qua carichiamo tantissime sui polsi, è molto più faticoso. Quindi magari pieghiamo le ginocchia, premiamo il bacino indietro così da estendere la schiena e le braccia. E poi lavoriamo sull'abbassare i talloni giù. Affondo, portiamo il piede destro in cima al tappetino. Abbassiamo giù il ginocchio posteriore. Luna crescente, Anjanayasana. Allunghiamo sulle braccia al cielo. Riprendiamo il mudra tra le mani. Pollici anulari insieme. Guardiamo avanti, apriamo il nostro petto. Espiro cactus, lasciamo la presa. Inspiro, allunghiamo le braccia avanti ed espiro mezza spaccata, le mani scendono, allunghiamo la gamba destra. Il bacino può venire leggermente indietro, sentiamo l'allungo nel retro della gamba. Inspiro, ripieghiamo il ginocchio, affondo alto, saliamo su, spalle sollevate, stacchiamo il ginocchio posteriore, il bacino resta rivolto verso avanti,
Allunghiamo le mani sopra di noi, di nuovo possiamo riprendere il mudra. Decidiamo di aprirci, restare presenti e riconnetterci il più possibile a ciò che è la natura intorno a noi alla fine dell'estate. Lasciamo il mudra, spaccata volante, appoggiamo le mani a terra davanti a noi ed allunghiamo la gamba sinistra su verso il cielo. Solitamente vi inviterei a chiudere il bacino portando la punta del piede sinistro verso terra. Quest'oggi invece aprite l'anca, sollevate il piede su nell'aria mentre abbassiamo il petto verso il ginocchio. Si crea una specie di piccola torsione. Un lungo passo indietro, Skandasana, fondo laterale. Possiamo usare le mani, veniamo verso il fondo del tappetino, teniamo il ginocchio sinistro piegato, punta del piede verso fuori. Mani a terra davanti a noi o al cuore, come preferite. Prendiamo un bel respiro profondo, magari senza mani o con l'aiuto delle mani vi sedete giù a terra, portiamo il piede sinistro all'interno della coscia. Ci allunghiamo lateralmente, mano destra all'interno della caviglia, il braccio sinistro sopra e oltre. Invece di chiuderci, apriamo il petto e le spalle. Andiamo ad aprire qui il nostro costato, soprattutto se siamo stressati e cominciamo ad chiuderci. Vogliamo combattere qua per aprire invece il petto, per respirare più a fondo, calmare il nostro respiro e aprire il diaframma. Bene, ritorniamo su. Riappoggiamo il piede sinistro a terra. Risaliamo Skandasana, magari aiutandoci un momento con la mano dietro di noi. Andiamo verso l'inizio del tappetino. Luna, mezzaluna. Premiamo bene giù il piede destro. Mano destra un pochino più in avanti, solleviamo la gamba sinistra. Potete tenere la mano sinistra a terra come abbiamo fatto prima, oppure cominciamo a sollevare il braccio verso l'alto. Ci irradiamo verso l'esterno. Forse prendiamo il mudra nella mano sinistra. Forse possiamo farlo. Possiamo farlo anche nella mano destra, spingendo giù il medio. Ci ritroviamo qua in una pinza, le mani scendono a terra, uniamo i piedi sotto di noi, rilassiamo la pancia, le cosce, la testa verso il terreno. Inspiro scimmia, espiro panca. Prendiamo un inspiro, abbassiamo giù le ginocchia, Ashtangasana, 8 punti. Appoggiamo giù il petto e il mento, scivoliamo avanti, inspiro, apriamo il nostro petto, espiro cane a testa in giù, solleviamo il bacino, premiamo i glutei verso l'alto. Andiamo dall'altro lato, piede sinistro si sposta avanti, stringiamo il ginocchio, il petto, abbassiamo ginocchio posteriore, luna crescente, allunghiamo le braccia verso l'alto. Uniamo pollici e anulari. Le altre dita dritte su come antenne. Cactus, apriamo il nostro petto. Allunghiamo le braccia avanti, inspiro. Espiro, mezza spaccata. Allunghiamo la gamba sinistra. Inspiro, torniamo avanti. Pieghiamo il ginocchio. Solleviamo prima le spalle, magari le mani ai fianchi, stacchiamo il ginocchio posteriore e poi premiamo il tallone indietro. Allunghiamo le braccia su. Possiamo lasciare che i polsi e i palmi si guardino. Spaccato volante. Mani scendono a terra davanti a noi, solleviamo la gamba destra verso il cielo e forse apriamo un po' il bacino. È più facile così sollevare il tallone e avvicinare il mento al ginocchio. Skandasana, fondo laterale, piede destro si appoggia in fondo al tappetino. Delicatamente camminiamo in fondo, appoggiamo bene il tallone a terra.
mani al cuore oppure a terra. Sediamoci poi giù, portiamo il piede destro all'interno della fascia, allungo laterale, il braccio destro viene sopra e oltre. Manteniamo le spalle aperte, possiamo usare il gomito sinistro per ruotare il petto verso fuori. Continuiamo a respirare aprendo il nostro fianco, aprendo la cassa toracica. Risolleviamoci su, appoggiamo il piede destro giù a terra, Skandasana, affondo laterale, mani tornano al cuore. Da qui mezzaluna verso l'inizio del tappetino. Restiamo bassi e quando arriviamo avanti cominciamo a premere su verso il cielo. Spingiamo giù il piede sinistro, la mano sinistra a terra davanti a noi, premiamo bene giù l'alluce e forse riusciamo a creare il mudra fra le mani. Non preoccupatevi se cadete giù, rientriamo nella posa. Ora le mani scendono giù a terra, pinza, chiudiamo il bacino, appoggiamo giù il piede, rilassiamo il busto. Ottimo, inspiro scimmia, estendiamo. Espiro panca, mani a terra, piedi indietro, abbassiamo le ginocchia e di nuovo 8 punti. Potete appoggiare proprio il petto, io non lo faccio per via del microfono, tenete i gomiti alti verso il cielo. Cobra, scivoliamo pancia a terra, inspiriamo qui. Espiro cane a testa in giù. Andremo a ripetere questa sequenza, aggiungendo qualche piccola opzione per avanzare. Piede destro avanti, affondo. Anjanayasana, luna crescente, saliamo su, allunghiamo le braccia al cielo. Inspiro qua, espiro cactus. Inspiro braccia avanti, espiro mezza spaccata. Inspiro avanti, espiro a fondo crescente, allunghiamo le braccia su, espiro spaccata volante, abbassiamo la testa, Skandasana verso il fondo del tappetino, mani al nostro cuore, ci sediamo giù, proviamo a tenere il piede così com'è, mano destra alla caviglia, braccio sinistro sopra e oltre, se possibile prendiamo il piede, altrimenti magari un laccio, può essere un asciugamano, una cintura da yoga. Respiriamo. Con calma lasciamo andare. Skandasana, saliamo su. Io mi do un piccolo aiuto. Mezza luna verso l'inizio del tappetino. Mano destra può restare a terra a questo giro. Proviamo ad aggiungere Shavasana, ovvero pieghiamo il ginocchio sinistro e con la mano prendiamo il piede. Spingiamo poi il piede contro la mano per aprirci un po' di più. Respiriamo qui, delicatamente lasciamo andare e andremo nella nostra panca, quindi un lungo passo indietro. Uniamo i piedi, Vinyasa, scendiamo Chaturanga, inspiro. Cane a testa in su, premiamo giù il dorso dei piedi, cane a testa in giù. Altro lato, piede sinistro avanti. Abbassiamo il ginocchio, inspiro, luna crescente, espiro cactus. Inspiro braccia avanti, espiro mezza spaccata. Inspiro. Veniamo avanti, espiro crescente, allunghiamo le braccia al cielo, spaccata volante, mani a terra, allunghiamo la gamba destra su verso il cielo, separando i nostri piedi, premiamo giù il piede sinistro, Skandasana verso il fondo del tappeto, pieghiamo ginocchio destro, sediamoci giù, mano sinistra alla caviglia,
allunghiamo il braccio destro oltre il capo. E qui potete vedere, io riesco a prendere il piede, ma finisco per chiudere le spalle perché non ho la presa ancora. Quindi può essere meglio restare con la mano sospesa nell'aria. Oppure, se siete a casa e avete la cintura, prendere la cintura. Con calma risaliamo. Skandasana, solleviamoci. Prendiamo un bel inspiro qua, mezzaluna, verso l'inizio del tappetino. Allunghiamo la gamba destra su al cielo. Se ve la sentite, ci passa la presa. Pieghiamo il ginocchio destro. Spingiamo il piede contro la mano. Restiamo un momento qui. Lasciamo andare. Panca, portiamo i piedi in fondo al tappetino e facciamo il nostro vinyasa classico. Scendiamo giù chaturanga o pancia a terra. Inspiro cobra o cane a testa in su. Espiro cane a testa in giù, allunghiamo il bacino verso l'alto. Restiamo qui un paio di respiri. Osserviamo il nostro corpo a questo punto, il respiro, il nostro stato. Con calma poi portiamo giù le ginocchia, bambino, ci sediamo sui talloni e questa volta allunghiamo le braccia giù lungo il corpo, così da rilassare completamente tutta la schiena. Appoggiamo la fronte a terra davanti a noi, respiriamo nel nostro dorso, lasciando che i glutei si abbassino verso i talloni. Con calma ora solleviamoci, allungheremo le gambe avanti a noi e veniamo schiena a terra. Quindi con calma fatevi strada, srotoliamo giù la schiena con controllo. E da qui andremo a provare la posizione della candela. Se non ve la sentite di farla oggi per qualsiasi motivo, potete semplicemente stendere le gambe su verso il cielo, forse anche portando le mani sotto i glutei, così da avere un pochino più di altezza nelle anche. Se invece volete eseguire la candela insieme a me, continuate a guardare su verso l'alto, ci diamo un piccolo slancio, solleviamo il bacino e le gambe verso il cielo. Stringiamo le cosce una verso l'altra, le mani si appoggiano alla schiena per sostegno e cerchiamo di tenere i gomiti abbastanza in avanti, quindi in linea con le nostre spalle invece che aperti verso l'esterno. In questo modo aiutiamo la schiena a sollevarsi un pochino di più e a creare una candela bella lunga. Se ve la sentite, proseguiamo nella posizione dell'aratro, quindi allunghiamo le gambe dietro la nostra testa, appoggiamo i piedi verso la cima del nostro tappetino, le braccia giù e forse intrecciamo le dita delle mani. Sentiamo l'allungo e le sensazioni nella catena posteriore e continuiamo a respirare, a restare presenti. Ora lasciate la presa delle mani, per uscire tratteniamo le cosce vicine vicine al nostro petto e lentamente abbassiamo una vertebra alla volta, più lentamente possibile. I glutei si appoggiano sopra le mani e andiamo direttamente nella posa del pesce. Pieghiamo i gomiti, solleviamo su in alto lo sterno, il petto e facciamo cadere la testa dietro di noi. Quindi le mani sotto il bacino, sotto i glutei, il petto alto, la testa che scende indietro. Se preferite appoggiare prima il capo a terra e poi sollevare il petto, lo potete fare. È un pochino un'opzione diversa qui. E lasciamo che questa posa di nuovo apra il nostro cuore, ci apra mentalmente a un nuovo inizio, a nuove possibilità. Per uscire dalla posa faremo scivolare le braccia giù lungo il corpo semplicemente.
ci distendiamo schiena a terra e sfiliamo le mani da sotto i nostri glutei. Potete muovere un po' i polsi. Abbracciamo ora le ginocchia al petto, ammorbidendo le spalle. Tratteniamo il ginocchio destro noi ed estendiamo gamba sinistra su verso l'alto. Cominceremo adesso ad abbassare la gamba sinistra verso l'esterno. Teniamo il piede a martello, la muscolatura attiva, mentre allunghiamo l'interno della coscia. Risolleviamo il piede su verso l'alto e adesso abbassiamo la gamba sinistra giù a terra. Ci prepariamo la torsione supina. Apriamo il braccio destro verso destra, ginocchio destro viene verso sinistra dall'altro lato del corpo. E possiamo girare il capo verso destra, verso la mano, così da creare un po' più di peso sulla spalla e riuscire a radicarla meglio. Quindi scegliete prima di tenere la spalla appoggiata piuttosto che il ginocchio incollato a terra. Anche se il ginocchio è sospeso nell'aria, non c'è nessun problema. Prima di tutto le spalle a terra. Ora cambiamo lato, abbracciamo le ginocchia, estendiamo la gamba destra su verso il cielo. Flettiamo il piede e apriamo la gamba verso destra, restando col resto del corpo fermo. Osserviamo fin dove possiamo abbassare il piede con questo allungo attivo. Riportiamo poi la gamba su, verso l'alto, e poi la abbassiamo davanti a noi, giù a terra. Torsione supina, apriamo il braccio sinistro verso l'esterno, il ginocchio viene dall'altro lato del corpo. Ruotiamo il capo, abbassiamo la spalla sinistra, respiriamo nella nostra pancia. Inspiri ed espiri profondi, lasciando che il corpo cominci a rilassarsi un po' di più. Ora ritorniamo al centro, solleviamo il ginocchio, abbracciamo le gambe a noi, e solleviamo la fronte verso le ginocchia. Prendiamo un inspiro ed espiro Shavasana. Ci distendiamo completamente a terra. E se ve la sentite, ricreate il mudra tra le mani, unendo i pollici e l'anulare. Così da concludere la pratica riconnettendoci all'intenzione iniziale. Troviamo di nuovo l'unione tra noi e Madre Natura, tra noi e il cambio delle stagioni. Riconosciamo in che momento dell'anno e della nostra vita ci troviamo, così da poter celebrare questo momento. Lasciamo andare tutto ciò che non ci serve, tutto ciò che non vogliamo portare con noi nella prossima stagione e nel prossimo capitolo della nostra vita. Potete restare qui ancora un po' se avete tempo. Se volete invece sollevarvi insieme a me, prendete qualche respiro più profondo e cominciate a muovere le estremità. Rotoliamo poi su un fianco in posizione fetale e ritorniamo a sedere in Sukhasana, nella posizione semplice a gambe incrociate. Sigilliamo insieme la pratica con un ultimo respiro. Portiamo le mani al cuore. Inspiriamo,
Allunghiamo le braccia su verso l'alto ed espiro, mani al nostro cuore. Grazie mille davvero per esservi uniti a me in questa pratica. Spero che vi sentiate più presenti, più radicati, che vi sentiate bene nel vostro corpo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci rivediamo prestissimo qui sul tappetino. Dal mio cuore al vostro, grazie.